Qua, nell'introduzione del libro Nient'altro che la verità, gli autori hanno scritto che Benedetto XVI, Benedetto XVI, Benedetto XVI, considerasse munus come sinonimo di ministerium e dunque associato al papato. In realtà Benedetto volle semplicemente comunicare in uno stile elegante la rinuncia utilizzando due sinonimi. Infatti, poiché per gli autori ministerium è associato al papato, allora anche munus è associato al papato. Qua, nella successiva premessa al ragionamento che attribuiscono sempre a Benedetto XVI, gli autori del libro hanno scritto che Benedetto XVI considerasse munus anche associato ai triamunera. Per lui la parola munus era stata un'applicazione del Concilio Vaticano II con l'obiettivo di spiegare più precisamente il concetto dei triamunera. Sì, contraddizione additata a Benedetto XVI. Ma più importante, questa roba non può essere di Gaswein e di Saverio Gaeta. È importante intuire chi aveva interesse a questa contraddizione. Perché se si pensa che l'autore sia Gaswein, allora può sembrare una spiegazione alla meno peggio in buona fede. Ma se si pensa che gli autori siano il vertice del Vaticano, allora si vede che è un tentativo di manipolazione della logica del lettore, per portarlo ad una certa conclusione. Via con l'indagine! Ehi, scopriamone alcune. Aprile 2023. Seconda parte, dopo la prima, qua in alto. Prosegue l'indagine della pagina 279. Del libro Nient'altro che la verità. Al punto 2, il ragionamento attribuito a Benedetto XVI. Cominciamo a comprendere alcuni elementi generali di questo punto che intende dimostrare la declaratio come una rinuncia al papato. Il paradosso di munus, prima papato, poi anche triamunera. Per gli autori del libro Nient'altro che la verità, il problema è che nella declaratio non è presente unicamente la parola munus. Lo dicono abbastanza chiaramente subito dopo l'introduzione. Forse un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus. Infatti, l'ostacolo alla legittimazione di Bergoglio come papa è la presenza della parola ministerium nella frase decisiva della rinuncia, che è «declaro me ministerio renunziare». Ministerio significa «al ministerium». Ci fosse stato scritto «declaro me muneri renunziare», non ci sarebbe stato bisogno di questo libro. Allora, gli autori, con questa pagina del libro, forniscono un insieme di affermazioni che hanno questa conclusione. Perciò ha privilegiato il concetto di ministerium, che invece era, secondo lui, la parola giusta e più forte. Ossia, gli autori intendono spiegare per quale motivo Benedetto XVI, nella frase della rinuncia, riteneva che la parola munus non andasse bene e invece la parola ministerium sì. Tuttavia, la spiegazione che hanno scelto già è costituita da affermazioni senza riscontri. Ma se per di più la si applica alla declaratio, si rivela completamente paradossale. Infatti, come già detto in apertura, prima scrivono che munus è sinonimo di ministerium e perciò associato al papato.
perché, secondo il loro interesse, Ministerium è associato al papato. E, poco dopo, gli autori scrivono che Munus è associato anche ai Triamunera. Dunque, il paradosso, che si può vedere solo con la declaratio accanto al libro, eccola qui, è l'affermazione degli autori che Benedetto XVI, all'inizio della declaratio, ha usato due volte Munus perché ha correttamente associato Munus al papato. E poi, nel resto della declaratio, Benedetto XVI ha cessato di usare Munus, sostituendolo con Ministerium, perché questa volta ha altrettanto correttamente associato Munus ai Triamunera, e perciò non andava più bene come prima. In questo modo si arriva a comprendere la conclusione degli autori. Perciò ha privilegiato il concetto di ministerium, che invece era, secondo lui, la parola giusta e più forte. Cioè, a causa di questo doppio significato di munus, che però sarebbe stato presente solo nella testa di Benedetto XVI, al momento della frase della rinuncia, questa, munus sarebbe stato un concetto, una parola sbagliata e più debole rispetto a ministerium, che secondo gli autori significa papato. Infine, prima che al lettore possano sorgere dei sospetti di contraddizione, nella successiva conferma, gli autori coinvolgono Bertone con la sua autorità di canonista. Neanche il canonista Bertone ritenne possibili equivoci reali. No, no, no. Qui non c'è nessun equivoco. Qui c'è il paradosso del significato di munus, indicato come papato quelle due volte che è stato utilizzato e contemporaneamente indicato come triamunera se fosse stato utilizzato al posto di ministerium. Proprio così. In altre parole, secondo gli autori, se Benedetto XVI avesse utilizzato cinque volte munus, le prime due volte noi avremmo dovuto tradurlo come papato, mentre le altre tre volte noi avremmo dovuto tradurlo come triamunera. Avvertite una certa sensazione di tristezza e di pericolo? Oltre alla contraddizione, anche il riempitivo. Ora passiamo al ragionamento che il libro attribuisce a Benedetto XVI. Esso è stato costruito inutilmente complicato. Infatti è costituito da quattro affermazioni. Ora ve le separo. Eccole qui. 1, 2, 3, 4. La prima e l'ultima sono quelle fondamentali, perché sono la premessa e la conclusione. Ma le due centrali sono puramente di riempimento, in quanto non aggiungono nulla di sostanziale. Avessero scritto semplicemente: in realtà Benedetto vuole semplicemente comunicare in uno stile elegante la rinuncia utilizzando due sinonimi. Per lui la parola munus era stata un'applicazione del Concilio Vaticano per spiegare più precisamente il concetto di triamunera. E poi subito, perciò, ha privilegiato il concetto di ministerium, che secondo lui era la parola giusta e più forte, la loro spiegazione era già completa.
Benedetto ha utilizzato due sinonimi. Per lui la parola munus era associata a triamunera e perciò ha utilizzato ministerium. Chiaro? Era comunque senza senso, perché prima indica la motivazione dello stile elegante e poi la motivazione teologica. Prima indica che per lui erano due sinonimi e poi dice che non lo erano più. Ma i loro argomenti sono già tutti al completo. Poiché il loro discorso era già completo, evidentemente gli autori del libro hanno pensato che non sarebbe stato sufficiente per ottenere l'effetto che volevano presso il lettore. E così hanno costruito e aggiunto le altre due affermazioni intermedie. Il sollievo da un discorso complicato non è sempre il sollievo della verità. Effettivamente, gli autori avevano ragione dal loro punto di vista. Se l'associazione di munus coi triamunera fosse stata presentata in maniera troppo semplice e frettolosa, anche un lettore legittimista di Bianco Bergoglio che avesse comprato il libro per confermare la propria convinzione avrebbe potuto concludere che la spiegazione del libro non funzionava. Infatti, seguendo la conclusione del libro, se Benedetto XVI, ad un certo punto della Declaratio, pensava che la parola munus fosse un sinonimo sbagliato e meno forte di ministerium, perché lui la associava sia al papato sia ai triamunera, allora il lettore avrebbe potuto pensare che un tipo preciso come Benedetto XVI avrebbe semplicemente utilizzato 5 volte la parola giusta e più forte ministerium, anziché 2 volte una parola sbagliata e 3 volte quella giusta solo per ricercare uno stile elegante. E ciò proprio nel documento che Benedetto XVI stesso, nel libro Ultime Conversazioni, ha definito come il più importante della Chiesa da 1000 anni sull'argomento della rinuncia. Ecco che, per gli autori di Nient'altro che la verità, se la presentazione di munus come di triamunera fosse stata troppo semplice, erano maggiormente possibili delle conclusioni autonome dei lettori che avrebbero reso controproducente tutto il libro. Perciò gli autori di Nient'altro che la verità hanno pensato di complicare l'associazione di munus coi triamunera, in modo da far pensare che fosse una parola complicata da gestire anche da Benedetto XVI, il quale, perciò, dopo un paio di volte che l'ha utilizzata, sarebbe stato costretto a cambiare parola, a passare a ministerium. Infatti, gli autori, appena associato munus ai triamunera, subito hanno inserito 2 affermazioni infarcite dei padri della Chiesa, roba dei primi secoli del cristianesimo, del catechismo del Concilio di Trento, della teologia classica, quella prima del 1500, prima di San Tommaso, prima dell'anno 1000, del Magistero conciliare. Leggiamole. Però il teologo Ratzinger non concordava con la tesi che rinveniva nei padri della Chiesa e anche nel Catechismo del Concilio di Trento i fondamenti della dottrina del triamunera. Lui riteneva invece che la teologia classica
fosse estranea a questa teoria fatta sostanzialmente propria per la prima volta dal Magistero conciliare. Con questo bla bla bla, che dice delle cose ma spiega nulla, vogliono far percepire al lettore che Benedetto XVI era così maniaco della teologia che nella redazione della Declaratio non avrebbe considerato il senso comune associato a munus, ossia il vocabolario, ma che ha voluto a tutti i costi quello che hanno scritto su di lui. Ma Benedetto, essendo di formazione un teologo, mise anche in questo caso in campo la propria competenza, visto a tutti i costi. Ora, chi è secondo voi che odia la teologia di Benedetto XVI, che in ogni campo, per 20 anni, avrebbe bloccato la Chiesa in una posizione preconciliare? Forse Gaswein? Obiettivamente, però, in queste 4 affermazioni, di spiegazione c'è niente. Sono state messe lì per suscitare la sensazione di difficoltà che Benedetto XVI avrebbe avuto. Per cui, se tutte queste parole non forniscono una spiegazione comprensibile, allora si tratta di una manipolazione psicologica per favorire l'accettazione della conclusione. Perciò ha privilegiato il concetto di ministerium. Ossia, il lettore, dopo questa complicazione intermedia, quando giunge alla conclusione, perciò ha privilegiato il concetto di ministerium, la percepisce come un sollievo dalla complicazione precedente. E dunque, essendo un sollievo, lo scambia per il sollievo della verità. Finalmente è arrivato alla conclusione del discorso. Finalmente ci ha capito qualcosa, proprio qui alla conclusione. Finalmente è la verità. No, è tutto un trucco. Il libro, nient'altro che la verità, colpevolizza Benedetto XVI. Lui. Nel ragionamento attribuito a Benedetto XVI, per ben 4 volte gli autori del libro vogliono proprio specificarlo come un suo ragionamento. Per lui, il teologo Ratzinger, lui riteneva, secondo lui, inoltre, giunti alla conclusione, gli autori contrappongono questo soggetto lui al soggetto noi. Ma nessuno di noi, neanche il canonista Bertone, ritenne possibili, eccetera. Quindi, lui. Il libro, da una parte, pone lui, Benedetto XVI, come il responsabile dell'incomprensione della Declaratio, con la sua mania per la teologia. Mentre dall'altra parte ci sarebbe questo fantomatico nessuno di noi, col ruolo di persone più normali di Benedetto XVI. E anche di rassicuratori del lettore circa le vere intenzioni di Benedetto XVI al di là dei suoi ragionamenti complicati, a lui attribuiti dagli autori. Si tratta certamente di una colpevolizzazione di Benedetto XVI. Chi è che ce l'ha con Benedetto XVI che ha fatto più anni da Papa Emerito che da Papa Governante?
Ma oltre a colpevolizzare Benedetto XVI, un altro obiettivo di tutto ciò è quello di far percepire al lettore che se si schierasse dalla parte di Benedetto XVI, si troverebbe anche lui da solo contro il nessuno di noi del Vaticano, isolato come Benedetto XVI, come Don Minutella e gli altri scomunicati, come quelli rimossi, quelli messi in convento, Don Giovanni d'Ercole. Tuttavia, gli autori non forniscono alcuna dimostrazione a conferma dei ragionamenti colpevolizzanti che attribuiscono a Benedetto XVI. Infatti, con tutti i libri che Ratzinger ha scritto e con tutti i discorsi di Benedetto XVI che ha pronunciato, gli autori non forniscono i riscontri di quello che gli hanno attribuito riguardo ai tria munera. In tutto questo brano non ci sono nemmeno i numerini che rimandano a delle note riguardo qualche libro di Ratzinger. Forse in fondo al libro c'è tutta la bibliografia di Ratzinger. Come a dire, i riscontri vai a cercarli da solo. E se non li trovi è perché non sei competente. In chiusura è da considerare che è impossibile che Gaswein possa essere l'artefice di questa colpevolizzazione di Benedetto XVI. E non perché lui è buono, ma perché lui è semplicemente un cameriere e perciò non ha motivi di astio o di interesse personale da difendere per puntare il dito in questo modo contro Benedetto XVI. Infatti, tutti questi lui sembrano proprio una ripicca, una rivincita, un voler dipingere Benedetto XVI come un relativista, proprio lui che nel 2005, da decano dei cardinali, aveva fatto il discorso contro la dittatura del relativismo. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Gaswein e Saverio Gaeta sono colpevoli di aver prestato la loro faccia acqua e sapone a queste cose contrarie all'ultimo papa della Chiesa di Gesù. Questo sì. Stop, seconda parte. Dalla prossima indagheremo a cosa si riferiscono gli autori con i tria munera. Intanto proseguiamo l'indagine. Il Vaticano è diventato la sede dell'inganno. E il libro Nient'altro che la verità ne è un esempio caratteristico. Paolo VI ha fatto una confessione pubblica epocale, ma taciuta, ha rivelato l'inganno del Concilio Vaticano II in cui erano caduti lui e moltissimi padri conciliari. Nel 1972, 7 anni dopo la fine del Concilio e 2 anni e mezzo dopo la sua riforma della Messa, che non ha attuato i documenti del Concilio, ma il famoso spirito del Concilio, Paolo VI, riferendosi alla situazione della Chiesa di oggi, il Santo Padre afferma di avere la sensazione che da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel Tempio di Dio. Questo lo disse non in un colloquio privato e nemmeno in una comune udienza pubblica generale, ma nell'omelia della festa dei Santi Pietro e Paolo, i santi patroni della Chiesa Cattolica. Dal sito vatican.va
non anniversario dell'incoronazione di Sua Santità, 29 giugno 1972, omelia di Paolo VI. Si credeva che dopo il concilio sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio, di ricerca, di incertezza. Capito? Prima ha parlato delle promesse del concilio, delle aspettative, delle cose belle e buone che sarebbero scaturite da esso, della giornata di sole per la storia della Chiesa. E subito dopo ha parlato dei risultati effettivamente ottenuti. Sì, facciamo il concilio che migliorerà tutto di colpo. Dopo di esso, ogni fedele metterà la religione al centro della propria vita, perché in passato la Chiesa ha sbagliato, ma il concilio riparerà tutti gli errori. Così il concilio sarà certamente solo l'alba di una Chiesa luminosa, dopo il buio della Chiesa precedente. Risultato, dopo appena 7 anni dal concilio e un paio dalla sua messa? Tutto il contrario. È venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio, di ricerca, di incertezza. L'incertezza. Il concilio che doveva portare una nuova chiarezza ha portato l'incertezza, ossia il caos. Riferendosi alla situazione della Chiesa di oggi, il Santo Padre afferma di avere la sensazione che da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel Tempio di Dio. Il famoso spirito del concilio è lo spirito del caos, lo spirito dell'ingannatore, il serpente dell'Eden. Lo vedremo sempre meglio nelle parti successive. Indagatori alla terza parte.